Buongiorno a tutti i telespettatori di Mattino 6, la nostra rassegna stampa. Questa mattina, come di consuetudine, andiamo a leggere le notizie dei giornali che questa mattina troviamo nelle edicole. Vogliamo subito iniziare con le prime pagine dei quotidiani regionali per poi passare alle prime pagine dei quotidiani nazionali. Vogliamo subito iniziare con la prima pagina del quotidiano Il Centro di Pescara, titolo di apertura. Una notizia di cronaca: anziano esce di casa e scompare a Pescara. Il 66enne ha chiesto aiuto per telefono senza saper indicare dov'era. Nel taglio centrale vediamo la foto di DJ Ax, dove a Pescara il concertone si farà nell'area di Risulta. Ieri la commissione provinciale sui pubblici spettacoli ha bocciato per motivi di sicurezza la tradizionale location a Piazza Salotto e lo ha spostato nell'area di Risulta, dove saranno recuperati lungo la strada Parco. Nei box di Spalla, di sinistra, sempre a Pescara, tasse arretrate sia al pagamento con le rate, rate fino a 6 anni per le tasse comunali arretrate. Parcheggi gratis tutto l'anno per i disabili, ripristino nella zona a traffico limitato in viale Regina Margherita e via De Amicis il sabato e la domenica pomeriggio, anche sotto le festività natalizie. Vogliamo spostarci nel taglio basso, il sindaco di Montesilvano vieta l'uso dei botti di Capodanno. Sempre nel taglio basso, a Scafa, salve le sorelle intossicate dal camino. Esalazione di monossido, tragedia sfiorata in casa dell'ex sindaco Marangoni. Vogliamo vedere in merito al Festival di Sanremo, con Il Volo e Cristicchi c'è l'Abruzzo a Sanremo, fra i primi 11 big che parteciperanno al prossimo festival che si terrà dal 5 al 9 febbraio. Spostiamoci adesso sul quotidiano della prima pagina del Centro di Chieti e anche delle zone di Vasto e Lanciano. Titolo di apertura: scoperta la truffa della biancheria. A Chieti denunciati venditrice porta a porta e la titolare d'azienda per un raggiro da 50.000 euro. E inoltre nel taglio centrale vediamo la foto di apertura anche l'ospedale Santissima Annunziata, flash mob natalizio nei corridoi della clinica oncologica. A Lanciano, morì in piscina, confermato il risarcimento, si chiude dopo 12 anni, 5 gradi di giudizio e il risarcimento di 200.000 euro, il caso della morte di Angelo Di Menno di Bucchianico. A Chieti, solidare ai 200 lavoratori, niente stipendio. Natale amaro per oltre i 200 lavoratori di Chieti Solitare. Nel taglio basso, vogliamo vedere a Vasto l'appello: non vendete alcolici ai minori. Sodalizio, torna il sorriso, chiede a sindaco e prefetto controlli nelle feste. E San Martino, la bolla. Ora la sfida è rioccupare i 70 lavoratori. Spostiamoci adesso sulla provincia di Teramo, del Centro. Vende posti di lavoro, denunciato. L'uomo sorpreso mentre in tasca i soldi è accusato di truffa. E nel centro pagina vediamo nella foto di copertina Cavatassi torna a Tortoreto e riabbraccia la figlia, annullata la condanna a morte in Thailandia. Parliamo dell'imprenditore di Tortoreto scampato alla condanna a morte in Thailandia, arrivato ieri sera nella casa paterna della frazione di Cavatassi. Ad Atri, urologia, impugnato il concorso ASL. Vincenzo Cipolletti, storico urologo del Mazzini e consigliere comunale, ha presentato il ricorso al giudice del lavoro sulla selezione per individuare il responsabile del reparto urologia di Atri. E nel taglio centrale, notizie sempre di cronaca, il sindaco di Silvi, Andrea Scordella, vuole chiudere il ponte di legno, dice che da tempo ha chiesto alla provincia di mettere in sicurezza il ponte di legno sul Cerrano.
Calcio Serie C, il Teramo sfida la Triestina per il riscatto. Sempre a Teramo, pugni e schiaffi tra il cuoco e l'aiuto. La lite in cucina finisce con una milza rotta e un processo per lesioni. Provincia dell'Aquila, Avezzano, anche la zona di Avezzano e di Sulmona. Elicottero caduto, niente colpevoli. L'Aquila, tragedia del 118, il giudice archivia, scagionati i 6 indagati. Nel centro pagina vediamo la foto di copertina dell'attore Carlo Verdone, dove in un video manda gli auguri alla comunità colpita di Campotosto dai terremoti 2009, 2016 e 2017. Sempre all'Aquila, record fumatori in provincia, l'ASL corre ai ripari, dice c'è il record di fumatori rispetto alla regione e l'azienda sanitaria locale corre ai ripari e riapre i centri dove si combatte il tabagismo. A Sulmona, mamma fuori dal teatro, nuova bufera, non è vero, dice che i bambini sono stati lasciati da soli, con loro c'erano gli insegnanti, così come avviene tutti i giorni a scuola. E sempre una notizia sportiva, l'Avezzano oggi gioca il derby col Pineto e la top 11 nella storia. Sempre ad Avezzano, usura, 4 persone in manette, tra loro anche un ex arbitro di Serie A, le indagini partite da Rieti. Vogliamo adesso spostarci alla prima pagina del quotidiano Il Messaggero della Regione Abruzzo, titolo di apertura. Sicurezza, spostato il concerto. Pescara, luminari addobbi per le feste, sfrattano J-Ax dalla spettacolare Piazza Salotto. L'evento di San Silvestro nelle aree di risulta della stazione. All'Aquila cadono i calcinacci, rivolta nel palazzo sotto il cavalcavia. E vediamo nella foto un articolo in merito a Luigi Altobelli ai domiciliari, usura, arrestato ex arbitro di Serie A insieme ad alcuni rom abruzzesi per usura. E nel taglio centrale ad Ortona gli studenti chiamano i carabinieri perché c'è un uomo, dice, fuori con la pistola, allarme davanti alla scuola. I carabinieri hanno identificato la persona sospetta. Vogliamo spostarci alla quotidiano La Città della provincia di Teramo. 50 operazioni sotto inchiesta e possibile frode interna all'ASL. La procura indaga per truffa e falso tramite la Guardia di Finanza. E nel taglio alto, approvato in Consiglio Comunale, ad Alba Adriatica varrà la tassa turistica. E nel taglio centrale vediamo una foto, Millantava, dopo 2 anni di chiusura, riaperta la Pinanoteca Civica. E inoltre un'altra notizia di cronaca, Millantava, assunzione all'Alfa Gomma, denunciato per truffa e danni di un disoccupato arrestato. A Giulianova l'ex assessore torna in pista sul caso del polo scolastico e a Roseto degli Abruzzi parte la revisione sui pali della luce pericolanti. Notizia sportiva, poi vedremo anche un servizio fatto dalla nostra redazione del TG6. Il Serie C, il Teramo si regala la Triestina alla ricerca di un Natale di pace. Vogliamo adesso spostarci alle prime pagine dei quotidiani nazionali. Il Corriere della Sera, titolo di apertura, caos manovra, il voto slitta. Tensione al Senato, Conte tria, debiti fiscali più leggeri, più in difficoltà l'esercito invece per le buche a Roma. Nell'articolo di spalla in alto a destra, è una notizia che viene dall'America, nuovo strappo col Pentagono, ora Trump dimezza i soldati in Afghanistan. Nel taglio centrale vediamo altri articoli in merito all'emergenza rifiuti, l'Italia dei rifiuti, tutti contro tutti. I rifiuti, una metafora della disunità nazionale. Comuni e regioni, dice qui l'articolo, è tutti contro tutti. Vogliamo adesso spostarci
Quotidiano Repubblica, manovra, scontro finale, condono, coperture, appalti, grandi opere, web tax, perché slitta il maxi emendamento di Maio e Salvini contro i tecnici del MEF. Napolitano con Bonino, Parlamento svuotato. E vogliamo spostarci nel taglio basso, nei box, in Kenya. Si sta cercando ancora Silvia, che un mese dopo i rapitori in fuga per 200 chilometri puntano al confine somalo. E adesso il Fatto Quotidiano, scusate, la manovra slitta, ecco perché, battaglia Movimento 5 Stelle Lega sulle modifiche, i tecnici del Ministero vogliono più tempo, il maxi emendamento forse arriva oggi, mancano i dettagli decisivi. E per quanto riguarda altri articoli di cronaca, la Guardia di Finanza voleva intercettare Carlo De Benedetti e forse Renzi, il pubblico ministero non rispose, l'inchiesta mai nata per la soffiata sul decreto Banche Popolari. Inoltre, vediamo altro articolo, 17 anni dopo il ritiro, finalmente gli Stati Uniti d'America via dall'Afghanistan e inoltre Eni Congo, conflitto di interessi, ecco le carte dell'affare di Descalzi e signora Maconte rimanga. Inoltre ci vogliamo adesso spostare sul Messaggero, questa volta della prima pagina del Quotidiano Nazionale, titolo di apertura anche qui, manovra senza pace e paralisi, duello sugli statali in pensione, caos in Senato, la fiducia slitta oggi, rebus e coperture e le perplessità del Colle. Salvini insiste nella pubblica amministrazione uscite da luglio, via libera alla mini sanatoria delle cartelle. E in alto una notizia sportiva, Lazio arriva il Cagliari, la Roma contro Ronaldo, con la Juve serve l'impresa di Francesco, dice datemi dei rinforzi. Inoltre nel taglio centrale vediamo lo sciopero che c'è stato anche in questi giorni della protesta, noleggio con conducente, stretta a metà, poteri alle regioni, più tasse per l'Uber. Protesta a Montecitorio e traffico rallentato sulle consolari. In arrivo la proroga sulle sanzioni. Inoltre nella foto qui di centropagina, la mossa di Donald spiazza ancora i vertici del Pentagono, dice dopo la Siria, l'Afghanistan è ritirata Trump. Vogliamo andare avanti, Libero, quotidiano nazionale, dilettanti allo sbaraglio, articolo di apertura, governo affari spenti nella notte, Movimento 5 Stelle e Lega non riescono nemmeno a copiare gli emendamenti scritti da Bruxelles, slitta oggi la fiducia alla manovra, che figuraccia, dice qui l'articolo, tagli e tasse alla Carlona. Vogliono affamare i giornali, però danno 80 milioni in più alla RAI. Inoltre, nel taglio basso, vediamo qui la foto di Papa Francesco che dice che perfino il Vaticano fa la sua rivoluzione, i cambiamenti che all'interno del Vaticano stanno avvenendo ai vertici della Chiesa. Vogliamo adesso cambiare giornale. Ci spostiamo al quotidiano, il giornale, titolo di apertura, governo nel pallone, Caporetto sovranista, la manovra slitta ancora e Conte scappa, il Parlamento convocato. Dopo Natale si rivolta e anche l'autonomia del nord viene rinviata. Imprenditori, pensionati, medici fanno infuriare tutti. Inoltre, sempre nel taglio centrale vediamo il prossimo evento che si terrà musicale a livello nazionale, Sanremo, meno classici, dice qui l'organizzatore Claudio Baglioni che sta preparando il festival, sorprese e ritorni, tutti i segreti del nuovo Sanremo. Accuse alla Corte dei Conti, l'Unione Europea non doveva dare 5 miliardi alle ONG.
dice la Corte dei Conti europea bacchetta la Commissione sempre europea. E dice dal 2014 al 2017 sono state finanziate per 5,4 miliardi di euro. Inoltre un altro articolo di cronaca, anche commovente, un trapianto che dà speranza, le cellule del papà per salvare il piccolo Alex che è stato operato questi giorni al Bambin Gesù di Roma. Inoltre un articolo nel box, parallelo con i mafiosi, pedofili convertitivi, Papa Francesco come Wojtyła. Vogliamo spostarci al quotidiano Il Manifesto. Un falco di meno, Mattis si dimette, Stati Uniti nel caos, Trump perde il segretario alla difesa e rischia lo shutdown sul bilancio. Inoltre, nella foto di copertina, nel taglio centrale, in merito al primo ministro Conte, arriva annunciato per tutto il giorno il maxi emendamento del governo che contiene la manovra riscritta da Bruxelles. Non si vede. È fermo alla ragioneria dello Stato. Nuovo tentativo oggi alle 14. Opposizione rivolta. Conte rinvia la conferenza di fine anno. Inoltre nei box leghisti a Pisa come a Lodi, alloggi popolari vietati agli stranieri. Nel taglio basso vediamo notizie anche che ci provengono dalla Spagna. Proteste e scontri, Sanchez non convince il Consiglio dei Ministri della capitale catalana, Barcellona. Infatti vediamo fra proteste e blocchi stradali, l'idea dell'esecutivo spagnolo, dice, era quella di trasmettere l'immagine del ponte fra le due capitali, ma in molti hanno percepito la riunione come un gesto di prepotenza da parte di Madrid. E vogliamo andare avanti, Il Sole 24 Ore, quotidiano nazionale economico, manovra, il voto slitta in zona Cesarini, finale con bagarre. E il maxi emendamento atteso per la discussione in Senato oggi, sappiamo alle ore 14, la fiducia entro questa notte, il premier Conte si difende, siamo in zona Cesarini. Nel taglio di spalla di destra, Consiglio dei Ministri, autonomia regioni, proposta di governo solo il 15 febbraio. Inoltre, notizie sempre economiche, l'Unicredit accelera sulle cessioni, 1 miliardo da immobili tedeschi. Inoltre, sempre in merito alle imprese di costruzioni, la Astaldi, l'IHI vuole l'aumento e Salini in pregiro gli ordini. Vogliamo adesso andare avanti, spostarci al quotidiano Il Tempo. Slitta ancora all'arrivo del testo e il Premier deve rinviare sine die la conferenza di fine anno. Caos e manovra, Conte se la dà a gambe. Problemi tecnici alla Ragioneria Generale dello Stato e gli serve più tempo. È questo il motivo dell'ennesimo ritardo dell'arrivo in aula del Senato del maxi emendamento alla manovra. Inoltre nel centro pagina si parla di cronaca, anche le Miss hanno paura, Forum ha il tempo con le reginette d'Italia, la sicurezza, dice, è la prima delle loro preoccupazioni. Non siamo più libere di girare da sole. Inoltre negli articoli di spalla vediamo la cronaca, duro attacco del pontefice ai preti pedofili, siete lupi da denunciare. Inoltre un articolo sportivo, la Roma va nella tana dell'invincibile Juve, i giallorossi e il tabù dello stadium, dove qui vediamo la foto dell'allenatore della Roma, Di Francesco, dove chiede anche rinforzi per poter continuare ad andare avanti e poter vincere con la squadra della Roma. E adesso vediamo La Stampa, articolo di apertura, Napolitano, democrazia umiliata, il maxi emendamento alla manovra slitta oggi, il Senato costretto a votare senza conoscere il testo, dopo Bonino, duro affondo del presidente emerito Napolitano.
Padoan, ne dice la finanziaria dettata da Bruxelles, sono vittorie di Pirro. E la tragedia del ponte Morandi a Genova per Autostrade, stop alla revoca della concessione. Vogliamo andare avanti con altri articoli. Trump contro tutti per essere rieletto, abbandonato dai consiglieri, lontano dagli alleati e incalzato dal Russia Gate. La Verità, titolo di apertura, le pagelle alla manovra, solo oggi il voto sul maxi emendamento, il governo porta a casa le sue misure simbolo, quota 100 e reddito di cittadinanza, promosso anche per il Plax Tax e pace fiscale, agevolazione alle imprese e tagli all'ONU. Monti, lo vediamo qui nella foto di copertina, è lo studente dei compiti a casa che vuole dare le lezioni. Nel taglio basso vediamo un articolo di cronaca, ecco il sito che fabbrica i jihadisti in Italia, nessuno ha chiuso la pagina Facebook frequentata dal somalo che voleva far saltare le chiese. Inoltre vogliamo andare avanti, Il Mattino di Napoli, Il Mattino, quotidiano molto importante, vediamo negli articoli, la manovra nel caos, Mattarella preoccupato, il maxi emendamento slitta ancora, Conte speriamo di farcela oggi, lite tra Lega e Movimento 5 Stelle sulle coperture, infatti vediamo anche il primo via libero anche in merito al sì del governo sull'autonomia del Nord. Inoltre vogliamo spostarci anche agli articoli sportivi, Ancelotti a gennaio dice non chiedo nessuno, la VAR inoltre va migliorata. Vogliamo adesso spostarci e andare avanti col Secolo d'Italia, anche qui ormai si parla della rivolta al Senato, il Premier Conte attaccato dalle opposizioni a Palazzo, Madama ha cercato, dice, di smorzare le tensioni, siamo al rush finale, ci rendiamo conto che siamo in zona Cesarini. Inoltre nel taglio basso, nel box vediamo di Battisti ancora in fuga, Battisti sappiamo è il personaggio che vive in Brasile, è stato chiesto l'estradizione, però è in fuga e gli ex terroristi, dice qui l'articolo, lo difendono. L'ultimo articolo delle pagine nazionali, poi passiamo alle pagine sportive, manovra in panne e camere appese. Il maxi emendamento arriva solo oggi al Senato, poi un voto di fiducia blindato, Parlamento senza ruolo, il Partito Democratico dice occupiamo l'Aula, Forza Italia, caporetto politico. Inoltre nella pagina centrale, articolo centrale, vediamo la foto, il Papa alla Curia, ecco tutti i nomi e le forme degli abusi che ci sono stati all'interno della Chiesa. Adesso vogliamo spostarci alle pagine nazionali sportive, la Gazzetta dello Sport, titolo di apertura, Higuain e Morata, cambio, sale l'asse, Milan-Chelsea, un 9 che va e un 9 che viene, il Pepita a Londra e lo Spagnolo a Milano. Inoltre Spalletti rilancia Radaja, conta il campo, per il resto c'è la società. Inoltre la partita anche che si terrà questa sera tra la Juventus e la Roma che si sfideranno alle ore 8:30. Vogliamo spostarci al Corriere dello Sport, sempre in merito alla partita tra la Roma e la Juventus, dove non ha mai perso punti, miracoli di Natale di Francesco con Dezco in panchina che cerca di inseguire almeno la vittoria, la Roma. E un'impresa, dice, nel impossibile, negli 8 precedenti allo stadio i giallorossi hanno sempre perso e nel 2018 la Juve detiene un record europeo. Cristiano Ronaldo, sì, dubbi, Benatia, Bonucci. E
Vogliamo adesso leggere l'ultima prima pagina del quotidiano sportivo Tutto Sport. Ronaldo che regala alla Juve stasera il match con la Roma per il titolo d'inverno, ma fa clamore il nuovo accordo con la società Adidas, che da 30 milioni a 51 milioni di euro più il bonus di 15. L'effetto, dice CR7, per l'immagine che sta dando. Inoltre una notizia anche di sci: Sofia Goggia pronta a tornare in pista dopo l'infortunio, sarò più forte di prima. Vogliamo con quest'ultimo articolo fare un attimo un break pubblicitario, volere anche prima di tutto ascoltare le previsioni meteo per quest'oggi, e poi nella seconda parte passiamo alle notizie delle pagine interne dei quotidiani regionali. Ben ritrovati alla seconda parte di Mattino 6, vogliamo subito passare alle pagine interne dei quotidiani regionali. Vogliamo iniziare subito con il centro della provincia di Pescara, con degli argomenti economici sulla regione Abruzzo. Fondi dell'Unione Europea, 500 milioni spesi per le imprese, questo è il bilancio del presidente vicario Lolli e del direttore della regione Riviera. Obiettivi raggiunti, ci dicono, è scongiurato il rischio disimpegno. Inoltre, nel taglio basso, il presidente del consiglio regionale della regione Abruzzo, Giuseppe Di Pangrazio, ci dice che in una conferenza stampa che ha tenuto di fine anno ha fatto un riassunto degli ultimi 5 anni del suo mandato e dice il bilancio finale, lascio la regione con i conti in ordine. E vogliamo a riguardo vedere un servizio fatto dai nostri colleghi della redazione del TG6. Prego. 92 sedute, 207 leggi approvate e 134 conferenze dei capigruppo con 28 sedute. Nel prossimo triennio 2019-2021 i costi della politica saranno tagliati di poco più di 900.000 euro e la sforbiciata complessiva è di circa 10 milioni di euro. Sono i numeri della consigliatura regionale appena conclusa, diffusi dal presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio, all'ultimo resoconto prima delle elezioni del prossimo 10 di febbraio. Lascio una regione sana e con i conti in ordine, ha spiegato Di Pangrazio, tracciando il bilancio dell'intera legislatura. E a questo proposito, tra le leggi più importanti approvate nel 2018, ha segnalato l'istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, l'istituzione della nuova Pescara, le disposizioni in materia di contenimento dei costi della politica, la legge per l'Aquila capoluogo, il testo unico sul commercio, la legge organica in materia di sport e le norme per il sostegno alle proloco. Ogni anno bisogna lavorare affinché l'ultimo territorio che sta più indietro bisogna aiutarlo per farlo ritornare all'interno della media, della qualità di vita, dell'occupazione, della vivibilità dei comuni della regione Abruzzo. L'ultimo cittadino che si trova in bisogno di esigenza, di povertà, bisogna prenderlo per mano, riaccompagnarlo, reinserirlo e farlo trovare all'interno della media dei cittadini. Io non posso più immaginare una regione che in una media 5 c'è chi ha 2 e chi ha 10, questo non sarà più possibile. Allora io dico, per chiunque verrà a governare la nostra regione deve guardare con molta attenzione a rimettere questa uguaglianza tra i territori e tra la gente del nostro Abruzzo. Vogliamo andare avanti, cambiamo argomento, passiamo alle votazioni regionali che si terranno a febbraio. Legnini dice, per me nessun paracadute, il candidato presidente, non sarò capolista, però dice sanità e ricostruzione tra gli argomenti di una lunga intervista che ha rilasciato una televisione televisiva regionale. Inoltre vogliamo andare avanti, fisco, anche in Abruzzo festeggia Natale, sospese 5.836 cartelle in Italia, congelati 268.000 atti, in testa Lazio e Campania, le notifiche riprenderanno dopo le festività del 6 gennaio. Vogliamo andare avanti, sempre in Abruzzo, corridoio tirrenico-adriatico, patto sindacati Confindustria sui porti, lettera delle associazioni di Abruzzo e Lazio al ministro Toninelli per il passaggio degli scali abruzzesi sotto il porto di Civitavecchia. Vogliamo adesso notizie di cronaca. Pescara,
il piano sicurezza di Capodanno, il concertone di J-Ax si farà nell'area di Risulta. Via 500 posti auto e bus, il comune apre i parcheggi sulla strada Parco. Inoltre, in merito alle barriere anti-attentati, il Movimento 5 Stelle lancia l'allarme: i blocchi cemento ora sono solo un pericolo per i pedoni e i disabili. Sempre a Pescara, viabilità per le feste, sosta gratis la domenica nell'ex stazione centrale. E varate le nuove misure traffico, parcheggi liberi tutto l'anno per i disabili, ripristinata la chiusura di Viale Regina Margherita nei weekend durante il Natale. Inoltre, in merito a una notizia di cronaca di pochi giorni fa, tragedia sfiorata in casa, esalazioni del camino a Scafa, così ho salvato le mie sorelle. Il racconto di Aurora Marangoni, figlia dell'ex sindaco Dino, prima il malore della madre Vittoria, poi le ragazze svenute e il suo intervento. Questa è una notizia che abbiamo anche letto nella prima pagina del quotidiano Il Centro di Pescara. Scomparso da ieri mattina, chiede aiuto ma non sa dire dove si trova. Enrico Natale ha perso l'orientamento e ha telefonato i carabinieri. Ricercato fino a tardi anche con i droni. Inoltre, un'altra notizia di cronaca. 80.000 metri cubi depositati nella vasca di Colmata al Molo Sud, la sabbia del dragaggio staccata gratis a Città Sant'Angelo. E sempre nel comune di Pescara, feste sicure, sequestrati 850 kg di polvere da sparo, polizia e carabinieri in una fabbrica di fuochi d'artificio chiusa dal prefetto. Denunciati i soci che avevano ripreso l'attività. Tributi in merito sempre alle tasse arretrate, sia le rate per 6 anni, il Consiglio Comunale approva le agevolazioni per i contribuenti con bassi redditi che non possono pagare Tari, IMU e TASI. Questa è un'agevolazione che il Comune di Pescara ha dato alle famiglie bisognose. E inoltre ci spostiamo sempre a un altro argomento di cronaca, operazione salvavita, ambulanze insieme, Pescara e Chieti, soccorso più veloce. La centrale unica del 118 nascerà in primavera all'aeroporto, coprirà un bacino di 750.000 utenti, posti letto garantiti. Qui vediamo la foto, la firma dell'accordo da parte dei direttori generali delle ASL di Pescara e Chieti, ma vogliamo anche qui vedere un servizio preparato dalla nostra redazione del TG6. Prego. La centrale unica del 118 Pescara Chieti da oggi diventa realtà con innumerevoli vantaggi per la collettività, assessore Paolucci. Sì, oggi firmiamo il protocollo d'intesa, finalmente diventa realtà la centrale unica del Dipartimento Interaziendale di Emergenza Urgenza tra la ASL di Chieti e la ASL di Pescara, in una posizione baricentrica a servizio dell'utenza e per migliorare ovviamente le prestazioni, in particolar modo della rete di emergenza urgenza, ma non solo. Non significa, precisiamolo, ridurre le postazioni dei 118. Anzi, quelle vengono totalmente salvaguardate, ma al contrario mettiamo al centro la qualità delle prestazioni da erogare. In sostanza, quando ci sarà un'urgenza, la centrale unica determinerà qual è il luogo nel quale, oltre che trovare adeguata copertura di posti letto, si troverà un'adeguata risposta rispetto al tempo dipendente. Se si tratta di sistema cardiovascolare, si fa Chieti. Per quanto riguarda gli altri due tipi di urgenze, traumatologiche o neurochirurgiche, si andrà a Pescara e credo che sarà un fatto molto molto importante intanto per i cittadini. Questa è una bella giornata perché si compie un bel percorso dove siamo riusciti a mettere insieme esigenze del territorio importanti come quelle del chiaramente servizio sanitario e la centralità dell'aeroporto che è collocato al centro tra l'area di Pescara e l'area di Chieti. E quindi pensiamo che con questo si possa fare sinergia tra i diversi settori
e soprattutto migliorare il servizio che naturalmente verrà fornito, in quanto mettendo insieme, creando massa critica tra le strutture di Pescara di Chieti, ben posizionate con diciamo, tutti i servizi che offre il sito aeroportuale, che è un sito che opera 24 ore al giorno, e quindi penso che con questo non si poteva fare di meglio. Vogliamo spostarci alla cronaca di Montesilvano. Il sindaco Meragno: fuochi d'artificio e botti da oggi vietati in città. Dice lo stop e fino al 6 gennaio multe salate a chi spara e in particolare le raccomandazioni ai proprietari di animali. Sempre a Montesilvano, raccolta porta a porta a Collevento, famiglie trattate diversamente. La protesta che c'è stata da parte dei residenti. Il comune caccia 600.000 euro per il campanile, il comune di Città Sant'Angelo. Dopo i lavori di consolidamento del 2017, la torre campanaria della collegiata dice va messa in sicurezza. Questo è un, vediamo anche la foto del sindaco Gabriele Florindi, dove si sta attivando in merito a questo messa in sicurezza. Francavilla, largo Vergani, pedonale, nasce il centro commerciale naturale. Francavilla, la decisione è stata presa dalla giunta Luciani dopo una riflessione fatta con i tecnici e la polizia locale. Inoltre, a Penne, spostiamo nella zona del Penne, Valtavo, Popoli e Pescara, l'istituto Marconi, il MAST, può attendere. I lavori si sono fermati a fine ottobre, da 2 anni gli studenti vanno a seguire le lezioni nella struttura provvisoria. Questa è un'interrogazione che il capogruppo del Movimento 5 Stelle ha fatto. Inoltre ci spostiamo alla provincia di Chieti, truffata di 50.000 euro con la biancheria, lotta ai raggiri, indagine dei carabinieri, donna firma cambiali e prosciuga il conto in banca per pagare la merce, denunciati, venditrice porta a porta e la responsabile dell'azienda. Vediamo qui la foto dei carabinieri che hanno condotto le indagini. Inoltre, sempre a Chieti, centri scommesse, 6 denunce e multe, sale slot, controlli a tappeto della polizia, scoperti locali senza vigilanza e piattaforme illegali. A Vasto, un appello da parte dell'associazione: non vendete alcolici ai minori di 18 anni. L'associazione Torna il Sorriso scrive al sindaco e prefetto: controllate nei locali pubblici per prevenire dipendenze. Inoltre a San Salvo, sempre articolo di cronaca, pestaggi strada, l'elettrauto migliora, segnali di ripresa per Rocco De Nicolis di 62 anni, finito in coma per un'aggressione che ha avuto questi giorni. A Lanciano, morì annegato, confermato il risarcimento, la tragedia del Villa Medici. Dopo 12 anni e 5 gradi di giudizio, la Cassazione chiude il caso del giovane musicista di Menno di Bucchianico. Si chiude qui infatti l'articolo, dice, dopo questa tragedia che si è consumata tanti anni fa. Sempre a Lanciano, il centro storico, il traffico resta bloccato, protestano i residenti per via Corsea, chiusa da agosto. Inoltre, vogliamo spostarci adesso nella provincia di Teramo, proprio a Teramo, guerra dei primari per i concorsi, urologia, Cipolletti presenta il ricorso, il medico impugna la selezione per la nomina di un responsabile del reparto di Atri, è stata già annullata un anno fa. Proprio vende, articolo che poi ritroviamo anche sul quotidiano La Città, vende posti di lavoro, denunciato, teramano sotto accusa per truffa, chiedeva 300 euro millantando conoscenze per poi dare dei posti di lavoro in merito. Notizia di un lieto fine, di un dramma che è finito veramente con lieto fine. Denis Cavatassi riabbraccia la figlioletta.
L'imprenditore assolto dalla condanna a morte in Thailandia è arrivato ieri sera nella casa dei genitori a Tortoreto. Qui lo vediamo che riabbraccia la figlia, la mamma e la foto che ha fatto insieme con tutta la famiglia. A Martinsicuro, abusi sessuali sul bimbo, figlio di amici a giudizio, vittima e imputato sono, dice, marocchini. Il comune, sempre il comune di Silvi, vuole chiudere il ponte, le condizioni, dice, sono pessime, infatti lo vediamo anche dalla foto qui nel giornale, se la provincia non provvederà alla manutenzione, dice, bisognerà bloccare l'accesso al ponte. E vogliamo spostarci alla provincia dell'Aquila. Elicottero del 118 caduto, tragedia quando è stata a Campo Felice, ci sono state 6 vittime, nessun colpevole. Il giudice per le indagini preliminari, d'intesa con la procura, rigetta l'opposizione delle parti lese e archivia, scagionati i 6 indagati per omicidio colposo. Vediamo il sommario. I familiari delle persone decedute avevano chiesto di arrivare a un processo per chiarire meglio i contorni e le responsabilità di questo incidente. Improbabile adesso il ricorso in Cassazione. Altra notizia, fumatori incalliti, 1 su 3 vive all'Aquila e provincia. Nel territorio la percentuale più alta di tutta la regione, il picco tra i 24 e i 34 anni. La ASL ricorre ai ripari e riapre i centri dove si combatte il fenomeno del tabagismo. Usura nella zona di Avezzano, 4 persone in manette, 3 sono avezzanesi, l'altro un ex arbitro di Serie A, interessi fino al 100% per un giro di affari di 600.000 euro l'anno. A Celano, ladri acrobati assegni in 2 abitazioni, i malviventi hanno rubato monili d'oro, oggetti di valore e i residenti si organizzano via chat per prevenire i furti all'interno delle proprie abitazioni. Vogliamo spostarci al Messaggero della provincia di Teramo. L'Abruzzo, Salvini e la tentazione di far saltare il tavolo del candidato, l'ipotesi di bruciare Marsilio per tentare una nuova coalizione. Dobbiamo ricordare che Marsilio è il candidato presidente del centrodestra in carica al partito di Fratelli d'Italia. Al terminal bus il concerto di J-Ax a Piazza Salotto, bocciata dalla commissione spettacoli per motivi di sicurezza, e l'area di risulta invece gratis di domenica per tutto il periodo delle festività. L'assessore disabili dice potranno anche sostare in fascia blu senza pagare e ZDL di sabato e di domenica. Famiglia intossicata dal caminetto, paura a scafa dell'ex sindaco, vittima con moglie e 3 figlie dall'esalazione di carbonio. Le donne, trasferite in un centro specializzato a Fano e poi tornate in ospedale a Pescara, stanno meglio, e vogliamo ricordare di quello che è successo giorni fa. E sempre a riguardo all'Aquila. Ancora 3 mesi, altro articolo di cronaca, per riaprire la piscina di Santa Barbara l'impianto diventerà fruibile soltanto dopo degli interventi urgenti che costeranno circa 200.000 euro. Sempre all'Aquila una protesta, basta con acqua e calcinacci dal ponte, gli inquilini del palazzo sotto il viadotto sul piede di guerra ci avevano annunciato lo spostamento, nessuno si è fatto vivo. Vediamo l'Iris, Guido L'Iris, dobbiamo, dice, capire i tempi dell'intervento sul cavalcavia, al momento, dice, non è detto che sia necessario trasferire i residenti. Usura da Avezzano, presi 3 rom ed ex arbitro, ai domiciliari è finito anche l'ex fischietto di Serie A Luigi Altobelli. La base si appoggiava sul gruppo marsicano, ora in carcere, tra di loro anche una donna. A Chieti
servizio anche che abbiamo visto, soccorsi centrale unica del 118 Chieti Pescara. Inoltre biblioteca e la ragioneria ancora chiamati Desiderio, il cantiere della De Meis è chiuso da un anno ed è stato lasciato a metà. Vediamo la biblioteca De Meis e nel tondo l'ospedale militare di Chieti. Con la pistola vicino a scuola ad Ortona, allarme degli studenti, alle ore 8:30 hanno visto un uomo seduto nella sua auto con l'arma in mano nel parcheggio e poi sono intervenuti i carabinieri e hanno identificato la persona. Vogliamo andare avanti, spostarci e sul quotidiano La Città della provincia di Teramo, 10 milioni di risparmi del Consiglio regionale, conferenza stampa di fine legislatura del Presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio. Almeno 50 operazioni sotto inchiesta, frode alla ASL, il sostituto Stefano Di Giovagnoni indaga per truffa aggravata ai danni dello Stato e falso materiale. Millantava, assunzioni all'Alfa Gomma, contadino 35enne di Ponte Vomano, denunciato per truffa ai danni di un disoccupato disperato e l'hanno ammanettato e portato via dagli avventori del bar di Villa Vomano, dopo che aveva appena intascato, dice qui l'articolo, 300 euro da un disoccupato. Inoltre la Gigi Ponziani dona nuova vita alla Pinatoteca, lo spazio civico museale riaperto ieri dopo 2 anni di chiusura a causa del terremoto e dell'incuria. Qui vediamo l'inaugurazione che c'è stata ieri a Teramo. Inoltre andiamo avanti, spostandoci su argomenti sempre di cronaca, viabilità, 5 milioni e mezzo di lavori sulle provinciali, gli interventi di manutenzione sulle arterie, la zona di Teramo, nell'entroterra e della costa partiranno però in primavera, dice qui l'articolo. Vogliamo andare avanti, ci spostiamo anche al comune di Roseto, vediamo qui il sindaco Sabatino Di Girolamo, dove chiede una collaborazione di tutti i cittadini per affrontare i problemi di Roseto. L'appello che fa, dice, mi piacerebbe che ciascuno comprenda che non si può affrontare il futuro da soli. Questo è il messaggio, un patto sociale di manutenzione etica, un appello che chiede il sindaco di Roseto. Al via a Roseto sempre i controlli dei pali di illuminazione, il comune affida l'incarico per il sopralluogo su 90 lampioni a rischio sul lungomare cittadino. Infatti qui vediamo l'assessore Nicola Petrini dove si sta interessando del caso sulla sicurezza dei lampioni. E inoltre vogliamo adesso spostare allo sport, vogliamo riprendere le pagine sportive ripartendo dal quotidiano Il Centro di Pescara, Allegri, avversario duro di Francesco, proviamoci. Sappiamo stasera c'è la sfida Juventus-Roma e l'allenatore bianconero dice la classifica dei giallorossi è bugiarda, però la Roma cercherà di fare del tutto per poter anche vincere la partita. Inoltre si parla anche delle altre squadre di Serie A, il Milan dice a pezzi, si fa anche male l'ex genovano, ora Gattuso prova la soluzione Calabria-Mezzala. Le altre gare al Meazza il Milan giocherà contro la Fiorentina. Inoltre si parla del Pescara, mirino sul Genova, idee Asensio e Omeonga, i biancazzurri puntano al prestito dell'attaccante spagnolo e del mediano belga. Il club rigure rilancia chiedendo Makin a titolo definitivo, ma il Milan non molla il giocatore.
Inoltre il Teramo torna a Mentola, Maurizi studia il piano per riprendere la corsa. Qui si giocherà oggi alle 14.30 la partita Teramo-Triestina. Vogliamo spostarci le pagine sportive del quotidiano Il Messaggero. Pescara ora da cambiare, l'analisi del direttore sportivo abruzzese Dambone a due giornate dal Giro di Boa con riposo. Dice da gennaio inizia un nuovo campionato, vedrei bene Simix davanti ad Assieme a Mancuso. Anche qui il Teramo con la Triestina, serve il fattore Bonolis. Sulla carta la partita odierna sembra proibitiva, ma il diavolo manca la vittoria da mesi. E vogliamo spostarci sulle pagine sportive del quotidiano La Città, sempre in merito alla partita. Qui vediamo l'articolo del collega Jacopo Forcella. La Triestina per regalarsi un Natale in pace. Alle ore 14.30 il Teramo al Bonolis contro gli Alabordardi di Pavanel. Davanti giocano Piccioni e Zecca. Anche qui vogliamo vedere il servizio che è stato preparato per noi dai nostri colleghi della redazione del TG6. Prego. Abbiamo due partite, sulla carta la fine del giro di andata, sulla carta sono 6 punti e cerchiamo di fare il meglio possibile, sia domani sia il 26-27. Abbiamo due impegni molto importanti, sono due squadre costruite per vincere direttamente, però noi stiamo bene e cerchiamo di mettere in campo quelle che sono le nostre caratteristiche. E con la Triestina dobbiamo avere la forza di fare noi la partita, perché è una squadra a cui piace giocare molto e quindi di solito le squadre così come Vicenza, Triestina, a differenza del Pordenone, sono squadre che giocano molto a calcio e dobbiamo far rigore noi, dobbiamo giocare una buona gara noi dal punto di vista del possesso palla. Ma intanto i miglioramenti non ci sono dal punto di vista del gioco, ma ci vogliono anche dal punto di vista dei risultati, perché poi l'essenza del calcio è vincere o perdere, soprattutto vincere. E quello che conta poi è fare punti e cercare di raggiungere traguardi importanti, e per farli bisogna appunto vincere le partite. Quindi le prestazioni lasciano il tempo che trovano se non sono correlate dai risultati. Io voglio un'ulteriore crescita della squadra. Voglio che quello che facciamo in allenamento, i progressi che ci sono, siano sotto tutti i punti di vista, perché poi noi siamo abituati a parlare sempre dal punto di vista tecnico-tattico, ma poi c'è anche dal punto di vista fisico, e credo che sia sotto gli occhi di tutti, e c'è anche un progresso dal punto di vista della personalità, motivazionale, dal punto di vista mentale, essere consapevoli di essere una buona squadra. Io credo che sia il Teramo sia la Triestina, io intanto ci tengo a precisare che Speranza è un calciatore che io stimo molto sia come persona che come calciatore, e mi dispiace che sta fuori, però credo che la squadra abbia la possibilità di in questo momento di sopperire all'assenza di Speranza, così come la Triestina ha la possibilità di sopperire all'assenza di Granosci. Vogliamo continuare con le pagine sportive, spostiamo alla Serie D, dove il Giulianova questa sera incontrerà in casa della capolista, sfida il Cesena sul campo del Cesena per l'ultima andata del 2018 e sarà l'esordio per Napolano. Inoltre ci spostiamo anche al basket, l'ultima notizia che vogliamo leggere per oggi sulla nostra rassegna stampa, il basket alle ore 20. La palla 2 tra giallorossi per i terzi in classifica e l'amatori di coach Raiola. Derby al Palacastrum, Giulianova contro Pescara. Io con quest'ultima notizia che ho letto in questo momento sportiva vi ringrazio per la vostra attenzione che ci avete mostrato nella lettura delle prime pagine dei quotidiani regionali e nazionali, delle pagine interne dei quotidiani regionali, e vi auguro di una buona continua programmazione della nostra televisione TV6. Vi ricordo anche i nostri telegiornali che ci saranno alle ore 14, alle ore 19 e alle ore 23. Mattino 6 riprenderà lunedì 24 dicembre, sempre alle ore 8. Buona giornata.